Buongiorno e bentrovati con le prove tecniche di trasmissione dell'Alghero TG Express di Alghero Channel. Iniziamo con la Regione. Paolo Manichedda si è dimesso, rimettendo il mandato di assessore ai lavori pubblici nelle mani del presidente Pigliaru. Nella missiva inviata al governatore, Manichedda parla di motivi personali di stanchezza, ma in un passaggio non si può non avvertire altro. Mi sento particolarmente isolato all'interno della Giunta nel percepire come straordinariamente dannosa per la Sardegna la crisi dello Stato italiano. Manichedda, presidente del Partito dei Sardi, ha comunque confermato la presenza della sua formazione politica in seno alla maggioranza regionale. In relazione ai movimenti del Partito dei Sardi in Regione e della costituzione di un gruppo nel Consiglio Comunale di Alghero, che vede l'assessore Gavino Tanchis e i consiglieri Elisabetta Boglioli e Marina Millanta a rappresentare il PDS ad Alghero, vi rimando all'intervista proprio con Tanchis che andrà in onda alla fine del nostro TG. Torniamo ad Alghero. Ieri il direttore generale della Fondazione Meta, Paolo Sirena, ha firmato l'annullamento dei concorsi banditi il mese scorso per 12 posti. In alcuni casi le selezioni erano già state espletate con conseguente pubblicazione delle graduatorie. La decisione è stata presa in seguito ad un documento firmato dai consiglieri comunali di Forza Italia, Camerada, Pais e Pirisi, ricevuta dalla dirigenza della Fondazione Meta, dal segretario generale del comune, dal dirigente preposto e dal collegio dei revisori. Buone notizie per lo sport algherese. La squadra femminile del Tennis Club Alghero viene promossa nel campionato di Serie C regionale di tennis. Le ragazze di Capitan Marcolelli hanno chiuso il capitano di D1 in vetta alla classifica, rifilando un netto 4-0 al TC Quartu sui campi in Green Set di Maria Pia. La Gabetti Pallacanestro Alghero vince la finalissima contro l'All Black Sassari e diventa campione regionale sardo. 48-46 il risultato della gara con la quale gli algheresi si aggiudicano il titolo dell'edizione 2016-2017 del campionato regionale Open Wisp. La finale secca si è svolta in una cornice di pubblico meravigliosa, il Palamanchia di Alghero. Il trionfo nell'isola dà il diritto alla squadra di Patron Saltieri di partecipare alla fase nazionale che si terrà da giovedì 15 a domenica 18 giugno a Pesaro. Ora, mentre ringraziamo il tappezziere in via 4 novembre 73 per la gentile ospitalità, vi rimando a pochi secondi di pubblicità e poi torniamo in studio con eventuali aggiornamenti. Tanti auguri per questa nuova iniziativa, Fausto, e un grande augurio a te e a tutto lo staff del Ghero Channel. E ti faccio anche un augurio che so tu apprezzerai. Tanti auguri per questa nuova iniziativa, Fausto, e un grande augurio a te e a tutto lo staff del Ghero Channel. E ti faccio anche un augurio che so tu apprezzerai tantissimo. Un grande in bocca al lupo. Tu che sei juventino dovresti apprezzarle queste cose. Auguri ancora. Per oggi si chiude l'edizione dell'Alghero TG Express. Rimandandovi all'intervista a Gavino Tanchis subito dopo, vi diamo appuntamento alle prossime edizioni. Per informazioni, suggerimenti, per inviarci e invitarci a conferenze stampa o per essere ospitati ed ospitarci nelle nostre edizioni del TG, nelle vostre attività commerciali, potete contattarci in privato sulla pagina Facebook di Alghero Channel. Siamo in compagnia dell'assessore comunale alle finanze Gavino Tanchis. Da pochi giorni il panorama politico algherese muta con l'ingresso in campo del Partito dei Sardi.
Sì, la settimana scorsa abbiamo unitamente due consigliere comunali per un percorso condiviso e maturato nel tempo unitamente al partito, creato questo nuovo laboratorio politico e quindi naturalmente si è costituito in consiglio un nuovo gruppo, quello del Partito dei Sardi. Nuovo gruppo che, come abbiamo detto, ha due elementi in consiglio comunale, Elisabetta Boglioli e Marina Millanta. Qualcuno ha visto in questa vostra scelta un allontanamento dall'attuale amministrazione comunale. No, assolutamente no, l'abbiamo ribadito più volte, siamo organici a questa maggioranza, abbiamo un programma di governo che porteremo a compimento e quindi anzi abbiamo, diciamo così, aumentato forse la forza e il peso specifico all'interno dell'amministrazione perché abbiamo sposato un progetto, quello del Partito dei Sardi, un partito ampiamente strutturato, si pensa che è il secondo partito in maggioranza dopo il Partito Democratico in regione, naturalmente faccio riferimento. Quindi ha aumentato la forza del nostro Consiglio Comunale. Hai parlato di regione, non possiamo dare un'occhiata agli ultimi accadimenti. Il vostro presidente ha lasciato la delega di assessore ai lavori pubblici proprio nelle scorse ore. Beh, non ha lasciato con delle motivazioni molto forti, che sono quelle che è la natura del Partito dei Sardi, un partito che ha una connotazione forte, quella identitaria. Ora, comprendo il rammarico dell'onorevole Manichedda al cospetto di tutta una serie di iniziative finalizzate a migliorare la Sardegna quando trovano l'ostacolo di Roma, naturalmente condivido il suo rammarico e con una scelta politica molto forte, quella di abbandonare il Consiglio regionale. Immagino che non sia un abbandono definitivo alla politica, naturalmente. Manichedda che lascia la giunta, ma comunque il Partito dei Sardi, perlomeno per quello che è stato detto, resta nella maggioranza regionale. Al momento il Partito dei Sardi naturalmente rimane in seno alla maggioranza, ma ci saranno degli sviluppi che ancora insomma io non conosco e quindi non posso neanche riferire. Partito dei Sardi in una città come Alghero, che è forse quella che si ritiene meno sarda in Sardegna, con la sua catalanità e quant'altro. Come pensate di radicarvi sul territorio algherese? Beh, innanzitutto il Partito dei Sardi, l'Alghero sta in Sardegna e poi le battaglie del Partito dei Sardi sono comuni, faccio ad esempio la battaglia sulla lingua che viene vissuta in maniera molto forte anche in città, quindi il Partito dei Sardi, anzi la correggo direttore, il Partito dei Sardi sposa appieno quelli che sono i principi e le lotte che ha sempre fatto Alghero sull'identità e sulla lingua. Quindi non un handicap, ma un accrescimento. Assolutamente sì, si pensi che il Partito dei Sardi diciamo, ha sempre visto con favore la lotta dell'indipendenza della Catalogna, quindi assolutamente sì. Avete all'orizzonte nuovi ingressi nel vostro partito? State sentendo qualcuno? A breve apriremo una sede, quindi un nuovo laboratorio politico. Vedo che la gente ha accolto con entusiasmo questa nostra iniziativa, vedo gente che si avvicina, quindi l'ho accolta in maniera molto, molto positiva e favorevole. Al momento, naturalmente, il gruppo è costituito da due consiglieri comunali e io sono l'assessore di riferimento. Qualcuno in consiglio sta prendendo informazioni, sta cercando di avvicinarsi? Guardi, non è un autobus dove si sale e si scende quando si va, si sposa un progetto. Quindi, di fronte a persone che intendono sposare il progetto Partito dei Sardi, ovviamente le porte potrebbero essere aperte. Ringraziamo l'assessore Tanchis e vi lasciamo ai nostri prossimi appuntamenti. È possibile che non riesca a trovare una mozzarella di bufala davvero buona? Ma come? Non lo sai che da Farinelli Fresco Market la mozzarella di bufala arriva direttamente dalla campagna ogni mercoledì e venerdì, sempre freschissima. Ah, dimenticavo, è fatta con il latte nobile di bufala. Infatti, le bufale si nutrono esclusivamente di erba medica e foraggio, al pascolo all'aperto. Dove si trova questo negozio? Farinelli Fresco Market è a Santa Maria La Palma.